Buongiorno a tutti e benvenuti in un posto a me molto caro, che sicuramente tutti i cittadini di Castagnato conosceranno, il Bosco Pianera. Forse però voi lo conoscete come Discarica Pianera, perché questo posto negli anni 60 e 70 è stato utilizzato come parcheggio per i rifiuti. Il terreno davanti a voi si estende per circa 47.000 metri quadri. Riuscite a immaginare 47.000 metri quadri pieni di rifiuti? E questi 47.000 metri quadri che diventano un bosco? Seguitemi e vediamo se riesco a sbloccare la vostra immaginazione. Nel 2003 il Comune di Castagnato ha scelto di prendere questo terreno pianeggiante, potenzialmente meraviglioso, e farne quello che in gergo si chiama e viene chiamato polmone verde. Cioè prendere questo posto e ricoprirlo di vita invece che di rifiuti. Ci sono voluti l'inserimento nel sito di interesse nazionale Brescia Caffaro e 10 anni per fare in modo che la situazione si ribaltasse completamente, ovvero per fare in modo che i rifiuti sparissero dalla vista senza lasciare nessuna traccia. Dovete guardare sotto i vostri piedi e compiere un ulteriore sforzo di immaginazione. I rifiuti infatti sono sepolti fino a 10 metri di profondità, lontano dagli occhi, lontano dal cuore e soprattutto lontano da ogni possibile contaminazione per la nostra vita e la nostra salute. Tutto questo grazie a ben 5 strati impermeabili e resistenti all'usura del tempo. Facciamo un esempio? Allora, 5 ragazzi faranno gli strati impermeabili. Venite avanti. Grazie mille. Voi invece, lì dietro, siete i rifiuti. Dai ragazzi, rifiuti, sedetevi per terra. Forza. Voi invece strati, venite con me qua sopra. No, non dovete sorridere, fate le facce cattive, da rifiuti. Dai, venite ragazzi. Ok. Se noi non avessimo messo in sicurezza i rifiuti, ogni qualvolta avesse piovuto, l'acqua avrebbe bagnato i rifiuti, sarebbe colata tutta sporca nelle falde e un giorno noi potenzialmente l'avremmo bevuta. Sarebbe finita nelle nostre pentole, nell'acqua delle nostre docce. Meglio metterci uno strato. Esatto, tu sei il primo strato. Lo strato di regolarizzazione, che copre appunto l'irregolarità dell'immondizia e fa in modo che gli strati superficiali non abbiano dei punti di flessione e dei punti di rottura, altrimenti l'acqua riesce a passare. A quel punto ci sei tu. Tu sei lo strato drenante. Lo strato di drenaggio del gas serve a fare in modo appunto che il gas che si può ancora un po' formare dal sotto il corpo della discarica non crei dei punti di pressione sugli strati che vengono dopo, che sono importantissimi. E se si creano delle crepe, altrimenti l'acqua riesce a passare. No, qua non passa niente, ci penso io. Esatto, qua non passa niente perché ci pensi tu. Tu sei lo strato fondamentale, lo strato impermeabile, che è formato da 30 cm di argilla che dura tantissimo nel tempo e sopra un piccolo strato da 2 mm di HDPE che è eterno. Per cui questo strato diventa completamente impermeabile all'acqua che riesce a passare. E noi? Voi siete gli strati che consentono la vita. Tu sei il primo strato, un altro strato di drenaggio. Fa in modo che l'acqua che piove sopra possa scorrere piano piano proprio verso i bordi. Tu invece sei lo strato, quello che noi vediamo qua fuori. Sei lo strato di terreno vegetale. Un metro, più di un metro in alcuni punti, di terra dove le piante possono affondare le proprie radici, bere l'acqua che c'è nel terreno e diventare, creare questo bellissimo bosco.
In questo momento gli alberi stanno affondando le loro radici negli ultimi due strati e lottando per crescere. Il motivo per cui vedete le piante così vicine e così tante è la statistica. Infatti, solo il 70% di quello che abbiamo piantato riuscirà a sopravvivere. Il numero di arbusti piantati serve quindi ad aumentarne la percentuale vitale e ad aumentare la loro competitività. Infatti, la natura ci insegna che solamente le piante più forti e resistenti riusciranno a sopravvivere e nel tempo diventeranno arbusti e piante molto stabili e durature. Tutta la natura che adesso state vedendo in fasce, tra 4, 5, 10, 20 anni si trasformerà in arbusti, adulti e piante che renderanno questa zona un'oasi verde. Sotto alcune di queste piante vi riparerete dal sole, contro alcune schiaccerete un sonnellino, davanti ad altre vi incanterete guardando la bellezza che riescono a mostrarvi. Nel dettaglio, su un terreno di 25.000 metri quadrati, sono state rimpiantate all'incirca 6.000 piantine di 25 specie diverse. Le aree interessate sono divise in diverse pianette, ovvero cumuli di terra alti 50 cm, per evitare che le radici vadano a intaccare il cappotto protettivo isolante degli strati. Per la piantumazione sono state scelte piante della pianura padana, perché ogni pianta va posta nel proprio microclima, crescendo in una situazione di comfort che aiuti il miglior sviluppo possibile. Le specie che possiamo trovare sono sambuchi, sanguinelli, noccioli, viburni, salici, ligustri, carpini, biancospini, maggiociondoli. A colpo d'occhio potremo vedere le varietà tipiche della pianura padana riunite in un unico posto, come ci si aspetta da un bosco didattico. Tutte queste specie sono arbusti. Ovvero, da definizione, sono vegetali simili agli alberi, piante legnose perenni, i cui rami si separano dal fusto, molto vicino al terreno, o in cui il tronco non è del tutto presente, anche quando sono piante adulte. Sono più grandi in larghezza che in altezza, avendo una chioma caratterizzata dall'insieme dei suoi rami e foglie. A fare eccezione sono stati realizzati due boschetti, di gelsi e querce, che invece non sono arbusti, ma alberi che svetteranno fino a raggiungere un'altezza di oltre 20 metri. E gli arbusti del bosco pianera saranno piante adulte che potranno raggiungere i 3-4 metri d'altezza. Lo saranno velocemente, tra 4-5-6 anni, ma sopravviveranno quasi tutti, ignorando la statistica e la legge darwiniana dell'evoluzione grazie all'irrigazione. Un intervento umano che cerca di porre rimedio agli errori del passato e che cerca di ridare alla natura lo spazio che merita. Tra pochi anni ci troveremo davanti alle meraviglie del bosco pianera.